sta parlando di racconti scritti non da me ma da altri, io volevo leggere alcuni di questi racconti, insomma, o almeno parte di questi racconti. Retroscena di una cattiva ragazza. La mia vita prima di finire qui non era certo perfetta. Alcuni credevano che fosse così, ma ovviamente non conoscevano la verità. Sono cresciuto in una famiglia benestante e questa è la cosa vera che tutti sanno. Da piccola avevo tutto senza alcuna esitazione, bambole con tanto di casette arredate, un armadio pieno zeppo di abitini e completi di tutti i generi per ogni giorno diverso. 3 gatti, 2 cani, guardati dalla donna delle pulizie che gli dava da mangiare per me. Io pensavo solo ad accarezzarli e a giocarci quando mi pareva. Ero abituato a chiedere e a ricevere ogni qualvolta mi piacesse qualcosa. Vivendo così non ho imparato per niente ad avere rispetto per le cose che avevo e non guadagnarmele con le mie forze. Nel tempo ho notato dei comportamenti strani. I miei genitori erano delle doppie facce, capaci di spendere somme esorbitanti pur di farsi vedere dagli altri, e lo facevano di continuo. Era come se avessero un copione da seguire per far credere agli altri di essere davvero delle persone per bene. Ad un certo punto mia madre ha cominciato a rubare i soldi dal portafoglio di mio padre ogni dannato giorno, sperperando il denaro in cazzate come abiti di alta moda, gioielli, gigolo ventenni. Si innamorò infatti di un 25enne palestrato e con i soldi di mio padre fuggì ai Caraibi. Si innamorò, per dire. Avrebbe preso i soldi anche a lui e sarebbe passata alla prossima preda. Dopo aver scoperto di tutti questi tradimenti si separarono più o meno quando avevo 18 anni e a quel punto scelsi di vivere da sola. Per quanto fosse assurdo e non tanto facile, preferivo da sola che con 2 persone poco affidabili e false. A scuola andavo bene e anche se venivo guardata come la cocca dei professori, per la prima volta avevo fatto qualcosa con le mie mani e non con quelle degli altri. La materia che mi attirava di più era la storia. Se non avessi speso questi anni qui avrei voluto insegnare. Sarei partita con i miei studenti indisciplinati verso le mete più belle del mondo e avrei fatto apprezzare ciò che di solito rimane una noiosa lezione di storia. Stando da sola in questa cella marcia di Uzzo di Fogna per 20 anni, ho imparato a non giudicare nessuno. Tutti eravamo nella stessa barca, indipendentemente da quello che avevamo fatto. Rosa, ad esempio, aveva sparato al marito perché la tradiva con 3 donne diverse, così gli aveva regalato 3 colpi esatti, credendo di poter far sparire per sempre il dolore da lui regalato. Agata, una bella ragazza di Praga, aveva aperto un bordello per 2 anni, ma poi ne ha fatti 10 dentro, con tutte le sue amichette. Shadi, afroamericana, tutte curve, gestiva traffici di droga, roba contraffatta e a quanto ricordo anche di persone. E queste erano solo 3 delle storie che mi erano state raccontate. Chissà cosa avevano fatto tutte le altre. Nella mia vecchia vita non avrei mai pensato di sentire queste storie. Sentivo solo storie di teatrini andati a male. Negli anni di scuola mi sono messa con Brownie, un tipo che avevo già visto negli antichi ma che non avevo mai calcolato. Non era molto raccomandabile. Queste le voci che giravano su di lui, ma sin dal primo momento ho capito che mi amava e da lì sono incominciati i casini. Ero talmente infatuata che non vedevo le piccole cose, seppur nella realtà notavo ogni singolo dettaglio. Spacciava ed io ero stanca di avere attorno doppie facce, così gli ho chiesto di smettere e di trovarsi un lavoro dignitoso, ma lui non ne voleva sapere nulla. Diceva che era l'unico lavoro dove si potevano fare soldi in velocità. La rabbia prese il sopravvento ed io avevo incominciato a pensare ad un piano per farlo fuori. È stato come se mi avesse preso a schiaffi tutto il tempo. Non potevo permettere ancora a qualcuno di usarmi e prendermi in giro. Dopo aver sfogliato 5 libri di chimica, trovai una soluzione e un giorno lo convinsi di vederci e uscire. Feci finta di averlo perdonato e poi gli proposi di andare in discoteca. Arrivati, l'ho fatto bere. Appena si è girato, gli ho messo il veleno nel cocktail. Così, nel caso mi avessero interrogato, avrei detto che qualcuno lo voleva morto e i tempi per me si sarebbero allungati. Quando mi hanno interrogata per davvero, ho raccontato ciò che faceva. Ho pianto, perché in realtà mi sentivo in colpa di aver ammazzato il mio ragazzo e sono partita in un altro posto. Ho fatto tutto ciò che mi andava di fare, quelle piccole pazzie a cui pensi sempre e dici, un giorno lo farò. Finita la lista, mi sono costituita. Domani uscirò da questo posto che mi ha tenuta stretta per questi lunghi anni, mi ha portato via dalla mia famiglia felice e me ne ha regalato una nuova. La prima volta che sono entrata in prigione avevo paura di parlare e sono rimasta isolata per un po' di tempo, come se fossi l'unica ad aver compiuto un crimine e le altre no. Ho pensato tante volte alla morte, pensavo che almeno così non avrei avuto più preoccupazioni. In pratica mi sono buttata addosso un peso che per almeno il 50% era causa di ciò che avevo passato e il restante del mio folle errore. Non riuscivo a capire come avrei affrontato la mia vita in un posto dove sarei morta ogni giorno. Invece, Shadi, Agata, Rosa mi hanno sostenuta e io ho sostenuto loro. Ci siamo conosciute in mensa. Mi stavo sedendo al mio solito posto isolato, quando Shadi mi urlò, senti Vivella, sono 2 mesi che ti siedi lì, muovi il culo e vieni tra noi. Mi mancheranno,
ma sono sicura che andrò a trovarle tutte e quando anche loro usciranno ci vedremo per una birra. Ultima, ma non meno importante, Jenny, la mia amica di lunga data del liceo, che almeno una volta alla settimana mi veniva a trovare. Nei 10 minuti di chiacchiere mi portava dei libri e mi ripeteva che sarebbe rimasta per me. Non gliene fregava nulla di ciò che avevo fatto e questo mi ha aiutato a ritrovare la strada. Mi raccontava cosa succedeva fuori e io di cosa succedeva dentro. Ho sentito che per la prima volta a qualcuno fregava di me e non per gioco o per esibizionismo. Penso che domani verrà lei a prendermi quando uscirò di qui. La cosa più sconvolgente sarà vedere cosa mi aspetta. Mi cercherò un lavoro dove nessuno mi conosce. Guadagnerò qualche spicciolo e farò finta che non sia successo nulla. Farò finta di essere una nuova vicina e di non aver ammazzato il mio boyfriend del liceo. Passerò sopra lo sguardo disgustato delle persone che guarderanno il mio viso da quarantenne ritardata e sciupata dal tempo. In questa nuova vita vorrei semplicemente fare le cose che fanno le persone normali della mia età. Penso che continuerò a leggere perché quando lo faccio entro in un mondo e riesco a scappare da ciò che mi circonda. Mi piace ascoltare storie più belle e meno drammatiche della mia. Mi comprerò anche libri di storia e CD. Magari un giorno riuscirò ad insegnare a qualcuno. Chi lo sa? Ma la liberazione più grande di tutte sarà domani. È il futuro che mi aspetta.